Ben ritrovati a Tamburo Battente, la trasmissione di approfondimento di Tele Liguria Sud che conduco insieme al collega Renzo Raffaelli. In questi giorni si è parlato molto di calice al Cornoviglio. Voi lo sapete, dopo le disastrose alluvioni degli anni passati, ma soprattutto anche dei temporali di maggio, le strade di calice sono fuori combattimento, diciamo così, perché ci sono state delle frane, le due strade provinciali devono essere quindi riattate e servono parecchi fondi. Il fatto che la popolazione, le tante frazioni del comune di Calice sono praticamente isolate. L'unica strada è quella che attraverso il Brugnato, quindi Rocchettavara Brugnato, porta alla Spezia. Poi si è aggiunto anche un problema ulteriore, perché da quando c'è l'Aurelia a senso unico alternato e con il divieto per i mezzi pesanti, le corriere addirittura devono passare attraverso Pignone Casale e scendere verso la città. È una situazione molto difficile che sta impegnando oltremodo l'amministrazione comunale. Oggi, per parlare di questi problemi di viabilità che poi incide praticamente sulla vita quotidiana di 1050 persone, tanti sono gli abitanti di Calice al Cornoviglio, abbiamo invitato nei nostri studi il sindaco di Calice al Cornoviglio, Federica Pecunia. Grazie di aver accettato, sindaca, il nostro invito. Volevamo parlare perché nei giorni scorsi la provincia si è impegnata ad intervenire per dare una mano e quindi togliervi dall'isolamento. Che situazione ci avete a Calice? Sì, ecco, intanto grazie di averci ospitato, parlo a nome di tutta la comunità. Sì, nei giorni scorsi si è svolta una riunione, forse la prima, un po' ufficiale rispetto ai fatti accaduti il 2 di maggio, nella quale ci è stato dettato il cronoprogramma dei lavori divisi in due lotti del rifacimento della SP8, la provinciale ultima, che è crollata proprio in data 2 maggio. Allora, in quell'occasione è chiaro che noi siamo arrivati carichi di speranze, ma ci sono state mostrate tutte le analisi fatte, le perizie geologiche, le perizie anche sismiche. La frana ha avuto un impatto molto forte su quel versante, per cui i tempi si sono allungati di molto rispetto alle nostre aspettative. Io ho chiesto in quel frangente alla provincia che desse una mano all'amministrazione comunale, che come sapete è un piccolo comune, l'avete detto voi, di 1050 abitanti, per riaprire una delle strade comunali che collegano l'Alto Calicese alla zona del Madrignanese, consentendo così ai cittadini di poterla percorrere, abbreviando tantissimo il tempo di percorrenza. Che risposta ha avuto, sindaco? Che risposta ha avuto? Devo dire che questa volta ho avuto tecnici meravigliosi, funzionari anche. Ho avuto questa volta la risposta che cercavo, perché il giorno dopo erano già sul luogo col decespugliatore. Sono giorni, da martedì della settimana scorsa, che stanno effettuando i lavori di ripristino della strada comunale dell'Alpicella, con materiale, mezzi, quindi siamo in collegamento costante con l'ente, con i dirigenti, i funzionari, ma anche con i tecnici che operano. Quanto ci vorrà per ripristinare questa? Adesso io vi dico che sono a più di metà del lavoro e quindi è passata una settimana. Io confido, domani mattina con la mia geometra comunale andremo alle 8:15 a fare un sopralluogo proprio per vedere a che punto siamo, però insomma, per noi già il fatto di avere una speranza di aprire la strada dell'Alpicella dà ai nostri concittadini un po' di fiato rispetto ai mesi che dovranno ancora passare durante l'inverno. Ecco, questo è. Ecco, quello che meraviglia tantissimo è il fatto che nonostante i disagi, fortissimi disagi che stanno vivendo gli abitanti di Calice, hanno mantenuto un contegno. Io non so, ma è veramente gente che è venuta una volta soltanto a protestare sotto la provincia e poi si sono rimboccati le maniche, perché spesso si aiutano tra di loro, portano le medicine, portano i ragazzi a scuola. Che vita conducete a Calice? Io la ringrazio per averlo precisato, l'avrei detto io. C'è una vita ancora antica per certi versi e questo ha salvaguardato anche il fatto di riuscire a avere una resilienza così forte.
in una situazione che avrebbe messo a dura prova chiunque, perché Calice è una popolazione in cui ultimamente ci possiamo anche fregiare di avere giovani coppie che stanno anche ripopolando i quartieri del Madrignanese, però è una popolazione come tutto l'entroterra più tesa all'invecchiamento e quindi con le difficoltà del caso, no? Certo. Invece c'è stata una risposta, come ha detto lei, e ci tengo molto, di grande dignità, di grande compostezza, di voglia di appartenenza. Calice dei calicesi, per cui non se ne vanno perché non se ne andrebbero mai probabilmente da lì, nonostante la prova a cui sono sottoposti. E c'è, devo dirvi, un insegnamento anche grande che danno anche a me, per questo che un amministratore ancora più si sente ancora più responsabile quando vedi che i cittadini lottano tutti i giorni, è la responsabilità tua, la vivi il doppio, ecco l'impegno, certo, che ci devi mettere, quello di cercare di dargli risposte. Quali sono gli effetti più importanti di questo collasso della viabilità per Calice? Allora, gli effetti sono, sintetizzandoli, nella vita quotidiana, perché è chiaro che il Madrignanese è stato colpito a febbraio dal crollo dell'SP20, Regione è intervenuta in 17 giorni, sono riusciti a riaprirci il bypass, abbiamo superato una difficoltà non facile, ora abbiamo una serie di semafori che chiaramente verranno tolti quando, come detto, verrà messa a gara, è stata messa a gara, è già in gara la parte di tratto che ancora, sulla quale ancora incide una frana. Le difficoltà del Calicese Alto in questo momento sono superiori perché il percorso intanto è lunghissimo in termini di chilometri, quindi questo comporta dispendio di tempo, di energie, un'organizzazione capillare della giornata per chi lavora, certo, per chi ha dei ragazzi, per gli anziani, per i disabili, per i servizi che sono tutti a fondovalle, per i servizi sanitari e anche, vi devo dire, a questo punto, dopo tanti mesi, un grave disagio economico, nel senso che la percorrenza, le strade particolarmente difficili che usurano il mezzo, le gomme, quindi c'è in tutto, certo, questo contesto anche un ampliamento di quello che è il disagio economico. Ecco perché speriamo che i lavori corrano il più possibile sull'Alpicella come stanno facendo, ma che anche i lavori dell'SP20, che poi è l'arteria un po' più a largo scorrimento, accelerino rispetto a un cronoprogramma che è dato anche dalle gravità dell'evento, però. Ecco, quante sono le frazioni o case sparse del comune? Il comune è un comune molto esteso, sebbene poco, poco popolato. È di 30, quasi 36 km quadrati, possiamo contare tra case sparse 35 frazioni. E la vita è chiaramente bella per scelta, come l'ho scelta io, no? 12 anni fa, quando ho scelto di cambiare radicalmente e andare a vivere in collina, in campagna o in montagna. Però è chiaro che aggravata da molte difficoltà sui servizi, ma i servizi si possono ampliare laddove riusciamo a avere le vie di scorrimento, perché così è impossibile. Vi faccio l'esempio, la strada di cui parlavamo, che ringraziamo veramente gli operai, i tecnici, i funzionari della provincia che si stanno veramente prodigando, però è una strada non percorribile dal trasporto pubblico locale, certo, per cui la nostra difficoltà, che lei diceva bene, partire da Calice e arrivare a Spezia, resta in quell'alternativa unica che è l'unica via percorribile dai mezzi, diciamo, del trasporto pubblico. Ecco, senta sindaco, tra l'altro nel comune di Calice ci sono ristoranti, attività commerciali notevoli che tra l'altro gli spezzini conoscono molto bene, perché tra l'altro si mangia anche molto bene in quei ristoranti. Come sopravvivono in questo periodo? Perché è passata l'estate, è passati parecchi mesi, ora andiamo nell'inverno, sarà ancora più dura. Lo stesso coraggio e la stessa forza che le dicevo prima. Hanno avuto qualche indennizzo, niente? No. Non hanno avuto alcun indennizzo, hanno continuato a lavorare prima nel Madrignanese quando erano stati chiusi a causa del blocco dell'SP20 e continuano a lavorare nel Calicese con grande energia e devo dire con grande spirito di sacrificio, sempre credo, nella speranza che di poter riprendere alla fine. È questo che... È gente tenace, via. Sì. Gente di montagna. Peraltro è gente tenace, è gente capace anche, perché sono tutte attività che
vengono da lontano, no? E che hanno ereditato figli, nipoti, per cui c'è anche lì una sorta di voglia di rimanere nella tradizione. La cucina è tipica e quindi sono molto seguite anche dalla città le nostre attività commerciali, perché fanno a volte piatti unici, no? Che difficilmente si distinguono per questa caratteristica. Quindi hanno resistito, io spero che lo facciano fino a che non riusciamo a ridargli quello che, insomma, che meritano, per far ripartire un po' meglio le loro attività. Ora, speriamo che con questa riapertura della strada, anche attraverso l'Alpicella, si ricomincia a vivere a Calice, via. Sì, si ricomincia a vivere più per i cittadini, diciamo per gli autoctoni, come li chiamo io, per noi che conosciamo quel percorso. Magari per chi viene da fuori è più difficile inerpicarsi in una strada di montagna. A noi serve che riapra soprattutto l'SP8 in questo momento, perché è quella che ci consente il passaggio anche dei mezzi di trasporto pubblico, perché anche i ragazzi, sai, la scuola è a Pian di Madrignano, i ragazzi sono a Calice. Come li portano? Come fanno? Fanno il giro? I ragazzi, purtroppo lo spopolamento, diciamo, ha fatto sì che quest'anno non ci siano ragazzi nuovi del Calicese Alto iscritti alle primarie. Però abbiamo ragazzi iscritti alle scuole primarie di secondo grado, quindi alle quelle che noi chiamavamo le medie, insomma, certo. Diciamo. Mm-hmm. E lì c'è una doppia faccia, c'è l'autobus, quindi prendono l'autobus e fanno quasi un'ora e tre quarti di cannone, andate e ritorno. È un servizio che funziona, quello pubblico? Ecco, su questo ci sarebbe da parlare, perché ultimamente diciamo che le conseguenze del disagio della gara e delle difficoltà avute da ATC con l'inserimento del nuovo subappalto ci ha creato non poche difficoltà. E a tutt'ora vi devo dire che il subentro del nuovo subappalto sulle linee del Calicese comporta spesso più di mezz'ora di ritardo rispetto a quello che accadeva anche fino a pochi oggi, giorni. Quindi fino ad oggi diciamo che, per quanto secondo me Calice dovrebbe ritrattare il suo servizio di trasporto pubblico locale, perché non è servito probabilmente come sarebbe opportuno. Ecco, capisco le difficoltà del trasporto, capisco anche le difficoltà economiche di un ente che non riesce a contribuire sul contratto di servizio anche erogando qualche corsa in più, no? Voglio essere obiettiva. Certo. Però a noi ora serve la stabilità di questa nuova soluzione del subappalto, perché le zone come le nostre, delle aree interne, parlo per me ma parlo per tanti colleghi dei comuni delle aree interne della Val di Vara, che vengono servite più che altro dai mezzi del subappalto, se si incaglia un meccanismo, per noi alla fine è del trasporto, cioè significa non che abbiamo un autobus mezz'ora dopo, noi ce l'abbiamo tre ore dopo. Caspita. Ascolti sindaco, il frane e smottamenti che hanno messo in crisi la viabilità nel Calicese sono l'effetto del dissesto idrogeologico. Abbiamo come assessore alla difesa del suolo in regione uno spezzino, questa è una buona notizia, confermato Giacomo Gianpedrone. Ecco, lei pensa di incontrarlo, cosa chiederebbe a Gianpedrone, cosa chiederà? Perché immagino che prima o poi... Io l'ho incontrato diverse volte in questi mesi, perché come sapete la Regione Liguria ci ha finanziato l'investimento che ha coinvolto sia il ripristino dell'SP20 che quello dell'SP8. L'ho incontrato non ultimo il 22 di ottobre, quando anche Provincia doveva venire a presentarci i dati, ma non ha avuto modo di farlo, e ci eravamo lasciati chiaramente alla fine del suo mandato, prima delle elezioni, facendo il punto su quella che era la situazione rispetto all'investimento che Regione aveva messo in campo dell'avanzamento lavori. Ora ho già avuto modo di contattarlo, perché chiaramente appena ho saputo gli ho fatto le mie congratulazioni, ma proprio perché ha la pertinenza di difesa del suolo, infrastrutture e sottolineerei anche l'ho trovato sensibile, assolutamente. L'assessore mi ha detto che appena ci sarà un insediamento ufficiale della vicenda non si dimentica di Calice, verrà a fare il punto della situazione. Io per parte mia dico che l'amministrazione comunale in questi mesi non è stata ferma, perché noi abbiamo un'unica opportunità per uscire da questo bozzolo nel quale siamo: aderire a tutti i bandi che escono di finanziamento sia da regione che dai ministeri, per provare a fare opere in assenza di, diciamo, fondi nostri di cassa.
Quindi abbiamo aderito già a diversi bandi, per uno dei quali siamo certi di essere entrati in graduatoria, che è un'altra strada comunale fondamentale, che è la strada Torre Tapegui nel Madrignanese. Aderiremo a gennaio a un bando infrastrutture della regione, sulla quale candideremo un'altra strada comunale fondamentale, che è la Tranci Bruscarolo. E poi abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione, in un bando delle aree interne, la progettazione di 5 strade antincendio boschivo, quindi tagliafuoco, diciamo. Sì. Che seppure sappiamo tutti, lì abbiamo vincoli anche paesaggistici legati al fatto che abbiamo la Francigena, l'Alta Via dei Monti Liguri. Però sono strade quelle che noi percorriamo nel comune di Rocchetta, nella strada di Saldino, che ha la stessa struttura delle tagliafuoco, sono strade che ti consentono di avere una viabilità alternativa. Certo. E l'amministrazione sta lavorando in questo senso, non ritrovarsi nelle condizioni di non avere più l'antica viabilità comunale, ripristinare il più possibile tutte le comunali, in modo che se l'evento del dissesto idrogeologico, che purtroppo nei nostri territori, ma nella Liguria in generale, è evidente che ha bisogno anche di grandi investimenti, non ci colga impreparati a lasciare tanti cittadini isolati. Per così tanto tempo. Senta, Sindaco, nella sua campagna elettorale aveva indicato 3 obiettivi, oltre al contenimento del dissesto idrogeologico, anche l'istituzione dei comitati di quartiere, di frazione, no? E l'attivazione di un asilo nido. A che punto siamo quei lavori? Mi fa piacere. Molto, soprattutto l'ultima parte, non che la seconda non mi faccia piacere. Allora, l'attivazione dell'asilo nido, ci siamo mossi da subito. Sapete che le procedure di accreditamento necessitano di alcune autorizzazioni all'ISA, nonché ASL 5. Grazie a un bando nazionale, quello del fondo proprio per l'istituzione degli asili nido, che non era ancora stato utilizzato dalla precedente amministrazione ad oggi, siamo riusciti a procedere con alcune, diciamo, adempimenti necessari. Quindi adempimenti tecnici, planimetria, catastamenti, disposizioni. Proprio penso domani o dopodomani saremo in grado di inviare ad Alisa la nostra richiesta di accreditamento. E ve lo dico con la gioia negli occhi, perché le maestre, le nostre maestre, quelle della nostra scuola primaria, della nostra scuola dell'infanzia, oltre che essere membri attivi della nostra cittadinanza, sono un po' il collante, no? Della comunità. Fanno un sacco di iniziative legate al territorio, proprio per insegnare ai ragazzi l'amore del territorio, della natura, in outdoor, quindi vanno al fiume, vanno ai castelli, fanno le attività col miele. E hanno anche un progetto, vi devo dire, unico, di cui parlano poco a volte. Il progetto 1-10 anni, nel senso riuscire a dare una continuità educativa che parta dall'asilo nido fino all'ultimo anno della scuola primaria di primo grado, del quale ci vantiamo. È una scuola di eccellenza che ora sta soffrendo un po' in termini numerici per lo spopolamento che soffrono tutte le scuole, diciamo, dell'entroterra, che però stiamo cercando insieme, dirigente scolastico, insegnanti e amministrazione comunale, inclusa la Proloco, che si sta impegnando anche in questo circuito, e la Zoe Cooperative, che ha il partenariato dei nostri due castelli, lo sapete, no? Noi abbiamo questo partenariato pubblico-privato, peraltro quasi un'eccezione, diciamo, no? Non ce ne sono tantissimi nella nostra zona. Quindi stiamo cercando tutti di collaborare per aprire l'asilo e quindi dare un servizio aggiuntivo che ci crei la continuità scolastica, che aderisca a quel progetto speciale sul quale hanno lavorato le insegnanti e i dirigenti scolastici, che è, diciamo, il sale, insomma, soprattutto la linfa della nostra comunità. È un investimento nel futuro, per il futuro della comunità. Invece i comitati di quartiere, ecco, devo dire, è un nostro obiettivo per l'inizio del nuovo anno, perché sapete bene che per fare i comitati di quartiere servono regolamenti ufficializzati dal Consiglio Comunale. Serve anche aprire un vero e proprio ufficio elettorale dentro il Comune. Voi capite bene che noi in Comune siamo... Quanti dipendenti? Ecco, 3 dipendenti, 2 funzionarie e un operaio. E più c'è il sindaco che si mette a disposizione comunque, non è che noi siamo il sindaco, il vice sindaco, i consiglieri comunali, cioè ci adoperiamo anche nelle cose... Poi abbiamo tanti volontari civici che ci danno una grossissima mano, e questo vi dice l'attaccamento al territorio.
E ora stiamo ricostituendo anche, cioè rimpolpando la squadra di protezione civile, perché nei nostri territori è molto importante. Per cui abbiamo lasciato finire le regionali, perché impegnare la nostra funzionaria dell'elettorale per aprire anche l'elettorale dei comitati di quartiere sarebbe stato un disastro, certo, per lei. Immagino. Invece col nuovo anno vogliamo istituire i comitati di quartiere, perché le sentinelle del territorio, come le chiamo io, sono nella realtà coloro che nel quartiere, nel borgo, perché noi poi più che quartiere parliamo di borghi, nel borgo ci vivono. No, è molto importante anche veramente per, come dire, rafforzare la consapevolezza e la partecipazione delle persone, perché se vediamo un dato veramente che emerge ogni volta che c'è un appuntamento elettorale, è un dato inquietante, l'astensionismo. Non sono indenne da questo fenomeno neppure piccole comunità come la sua, come Calice a Cornoviglio, dove hanno votato il 46% a giugno, cioè vuol dire che meno della metà delle persone è andata a votare. Adesso le chiedo, lei come spiega questo fenomeno? E in campagna elettorale ha trovato qualcuno che le ha detto senza infingimenti io non vado a votare, e le ha spiegato anche perché non ci va? Più di uno ne ho trovato, ho girato tanto in campagna elettorale. È stata breve la nostra campagna elettorale, però vissuta più che mai tra la gente, perché non abbiamo neanche luoghi di aggregazione, per cui le riunioni collettive esistono poco. Ne abbiamo fatti qualche iniziativa e c'è stata tanta partecipazione. A Calice forse c'era un po', magari dopo 10 anni di amministrazione, di voglia di cambiamento, come dire, no? Come esiste tutte le volte, si usa sta frase, ho voglia di cambiare. Poi però io dico sempre che chi anche viene investito da questa voglia di cambiamento lo deve poi interpretare, perché sennò è demagogico come tutte le frasi che possiamo dire. Penso che spesso ci sia stata lontananza dai problemi reali dei cittadini, imputabile a piccoli comuni nei quali è chiaro che le risorse non ti consentono di fare quello che loro vorrebbero e avrebbero bisogno di avere. E quindi un po' ti frustra anche nella posizione di amministratore. Certo devi non mollare, combattere per trovare soluzioni. E probabilmente non è un fattore legato a Calice, dico più in maniera larga, c'è anche spesso una disaffezione alle istituzioni, perché a mio avviso anche i cittadini forse si sentono distanti dalle istituzioni. Quindi nei piccoli comuni penso che sia più complicato, perché sei l'oggetto unico. Chiaramente dei desiderata, e se li tradisci sei anche l'oggetto unico della frustrazione del cittadino. Però è più facile da una parte e più difficile dall'altra. Più sali penso che sia ancora più difficile. Io dico che invece la politica, che è un'arte bella, io sono per il civismo, ma sono per la politica, certo, che è l'arte comunque del costruire anche la vita delle persone, penso che serva quando mette a disposizione idee che rispondono ai bisogni reali delle persone. Ma il vantaggio di una piccola amministrazione, di un piccolo comune, è proprio questo, il fatto che si va in campagna elettorale e si parla di scuola, di viabilità, di servizi sociali, quindi tutti i problemi che impattano la vita quotidiana delle persone. Per quello che mi sorprende un po' quando l'astensionismo è così marcato in piccoli comuni come quello di Calice. Sì, speriamo, ecco, infatti io penso e investo molte energie del mio tempo dedicandoci tutta la giornata. Poi voglio dirvi di sabato e domenica, perché mi fa anche piacere promuovere anche un po' le nostre iniziative. Però io penso che tutta la comunità debba collaborare per ritrovare lo spirito dell'istituzione. Ieri sera sono andata alla riunione con i nuovi parroci che si insedieranno a Calice, insieme a tutta la mia comunità calicese. Cioè, secondo me è tutta la comunità che ritrova il senso delle istituzioni quando però anche le istituzioni rispondono alla comunità. Sono vicine, certo. E laddove non riescono, il bello è trovare la solidarietà dei cittadini, quindi esserci e dire la verità. Ho sempre detto a loro, io non vi dirò mai una bugia. Se una cosa la posso fare, vi dirò si può fare.
Se una cosa non si può fare di promesse in un comune come il nostro, non se ne possono fare. Andremo a votare il consuntivo di bilancio. Faremo il bilancio 2025. Sarà un bilancio giusto, trasparente per loro, perché glielo presenterò, ma che non prometterà di poter fare cose che non si possono fare. Di certo l'impegno invece di trovare tutti i modi possibili, facendo quadrare anche le parti che ci girano intorno, le associazioni che abbiamo sul territorio, come il Castagneto, come l'associazione dei sentieri che conoscete, di Osserini, che insomma è una prerogativa bella, no? Faremo l'iniziativa con l'Avis domenica della celebrazione della marcia. Parlava di sabato e domenica. Sì, domenica questa. Abbiamo questa marcia che parte alle 8:15, che coinvolgerà quest'anno la parte alta del Madrignanese, che è sempre in memoria di Andreoni, che era uno dei militi dell'Avis. E invece sabato faremo una giornata dedicata alla celebrazione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. E avremo una prima parte di mini convegno dove tratteremo il tema con un avvocato, con la Nea De Lucchi, che è la presidente dell'Associazione Vittoria, con due artisti che trattano, uno scrittore e un artista, e la seconda parte è dedicata a una compagnia teatrale giovane, neonata, che viene, diciamo, nasce al Liceo Classico, poi nel tempo libero si dedica con il professor Federico Marconi a fare teatro moderno e porteranno in scena tre opere dedicate proprio al tema della violenza sulle donne. Quindi insomma c'è da fare. Il 14 di dicembre faremo un'altra bella iniziativa sempre insieme a Zoe Prolocco, invece a Calice Capoluogo. Ci saranno anche i mercatini di Natale, insomma. C'è l'associazione del Castagneto, che quest'anno ha dovuto rinunciare purtroppo alla celebrazione del 60° della festa delle castagne di Calice, ma ci siamo ripromessi che l'anno prossimo faremo una festa. Sperando che questa emergenza finisca. Esatto. Ecco, proprio per questo, avete due castelli bellissimi. Ora, finita l'emergenza, si spera presto, ecco, come potete utilizzare questi castelli per rilanciare il turismo nella vostra zona? Allora, questi due castelli sono, come vi ho detto, attualmente oggetto di un partenariato con Zoe, che sta già facendo aperture, visite guidate, iniziative estive e invernali all'interno dei castelli, e fa iniziative anche dedicate ai ragazzi. Quindi si unisce la parte culturale di visita museale e la parte anche educativa rispetto ai ragazzi. Quest'anno io sono entrata in corsa, come potete capire. Avevano messo in campo un progetto finanziato dalla Fondazione San Paolo, Terreni in Luce, e hanno fatto programmato diverse iniziative molto interessanti, spettacoli teatrali, iniziative a contatto con la natura. Quindi tutto questo coinvolgimento di Zoe Cooperative, del Consorzio Il Cigno e di Prolocco ci aiuterà a fare la programmazione dell'anno prossimo, che dovrà vedere sempre più centrali i due castelli, che sono un vero patrimonio, tanto più che il castello di Capoluogo subirà un ammodernamento dalla Sovrintendenza delle Belle Arti con il prossimo anno, quindi un ammodernamento strutturale, ma anche, diciamo, esterno, perché verrà rifatto il tetto in una maniera, con un materiale più leggero, senza appesantimento, e quindi vorremmo valorizzare la Pinacoteca Beghè, che c'è all'interno del Calice Castello Capoluogo, e all'interno del castello di Calice Capoluogo, e il Museo della Resistenza sempre sul castello di Calice. Faremo il 30 novembre un'iniziativa col Comitato Unitario della Resistenza ed Ampi, proprio per ricordare, a parte Bucchioni, voi sapete che c'è una storia sulla storia della Resistenza della Val di Vara, ha solcato molto le strade di Calice. Quindi verrà fatta questa iniziativa, la presenza, come vi ho detto, del Comitato Unitario della Resistenza e di Ampi, e toccheremo anche qualche monumento, diciamo, dedicato ai caduti proprio lì del Calicese, a Borseda, alla Foce di Veppo, e faremo una visita del Museo della Resistenza tutti insieme nel pomeriggio. Quindi insomma un modo per celebrare. Le radici, ma anche per valorizzare quella che è la storia
del territorio della Val di Vara. Un sindaco innamorato di Calice, ma è un sindaco che è nato alla Spezia però. Sì. Come è arrivata questo suo amore per Calice? Io sono nata al Termo. Al Termo sotto, sotto le ciminiere dell'Enel. Sotto le ciminiere dell'Enel. Mia madre abita ai prati, mio padre vabbè, sempre... Te l'hanno fatta scappare queste ciminiere, perché in effetti... Mi hanno fatto scappare. Cioè, vivere al Termo non era... Mi ha fatto scappare il Termo perché io frequento volentieri tutte le zone dove sono nata e cresciuta, al Termo, Prati di Vezzano, per me, certo. Melara, sono insomma le zone dove, a cui sono più affezionata. Mi hanno fatta scappare per una scelta di vita, quando mio figlio ha avuto 5 anni ho pensato che se fossi rimasta... in città, poi il corso della vita mi avrebbe tenuto lì. E allora con il mio marito, io dico mio marito, mio compagno, abbiamo deciso, visto che avevamo una famiglia di cari amici che vivevano lassù, di andare a vedere se trovavamo una casa là. L'abbiamo trovata e ci siamo trasferiti là. Bravi. E quindi abbiamo cresciuto la famiglia là e poi insomma là, tutto il paese è diventata la nostra famiglia. Ovviamente. Tra le tante attività di Calice, oltre al turismo, alla gastronomia, eccetera, avete un prodotto eccellente, quello del miele, è la strada del miele Calice. Calice è la strada del miele, abbiamo diversi produttori di miele, è un prodotto che ha ottenuto anche in alcuni casi molti premi a livello nazionale. Proprio perché c'è un ambiente, diciamo la flora e anche il clima favoriscono la produzione. Ci sono spesso iniziative dedicate ai nostri produttori. Io ho promesso tempo fa, appena sono stata eletta, e capirà se mi vede in televisione, a uno di questi produttori che da tempo faceva il consigliere comunale e promuoveva l'idea di fare un piccolo mercato locale di prodotti autoctoni, cioè di prodotti nostri, di produzioni locali, gli ho promesso di farlo, tant'è vero che il primo atto che abbiamo fatto è chiedere la sdemanializzazione di un piccolo tratto nel Madrignanese alla provincia, che ci ha detto, ci risponderanno poi ufficialmente, però insomma, verba volant, ma è vero, ma è così, perché no? Proprio perché vorrei mantenere fede a questo impegno, ci credo molto, investire nei nostri prodotti locali in modo che diventino anche una fonte di passaggio ulteriore, no? Chi si ferma può godere di miele, ma non c'è solo quello, abbiamo i formaggi, abbiamo le castagne, quindi poi abbiamo l'allevamento degli alpaca, noi abbiamo tante cose lì da poter promuovere e meglio di un piccolo mercato settimanale che promuove i nostri prodotti certo. locali, oltre l'agricoltura, mm-hmm. perché abbiamo anche allevatori, ma anche coltivatori. E quindi questa cosa, insomma, la stiamo lavorando, perché è una promessa che ho fatto e vorrei mantenere. Insomma, sindaco, avete tutte le caratteristiche, no? Tutti i requisiti... Poi io ci metto anche tanto entusiasmo, ah, però... Certo. No, quello è indispensabile. Ma dico, avete tutte le caratteristiche, i requisiti per far crescere il turismo, che è l'ambizione un po' di tutti i comuni della Val di Vara, che vorrebbero, come dire, attrarre una parte, no? di quei 4 milioni e mezzo di visitatori che arrivano nelle Cinque Terre. Ecco, lei ce l'ha un disegno per cercare di ottenere... Perché questa aspirazione è sempre stata, come dire, vanificata poi dei fatti. Nessuno ci riesce veramente ad attrarre questa una piccola quota anche di Guarda, questi 4 milioni. Il mio disegno, come le ho descritto finora, è quello che parte dalla viabilità. Quindi riaprire più strade comunali possibili. L'obiettivo. E questo è indispensabile, infatti. Per dare ai turisti il servizio della mobilità. Da lì sono tantissimi i disegni, perché io dico sono anche fortunata di abitare in un territorio in cui molte associazioni lavorano già anche aderendo al CAI sulle nostre sentieristiche. C'è un progetto della Camera di Commercio, lo sapete, quello del GAL, che fa proprio parte della valorizzazione anche degli antichi sentieri liguri certo. che noi abbiamo. Io penso che serva, a mio avviso, un'unione di intenti tra i comuni delle aree interne, quindi comuni della Val di Vara, che vengano, diciamo, ascoltati dall'ente parco, perché è chiaro che noi ci possiamo mettere la buona volontà per quel che è di nostra competenza a cercare di metterci a disposizione, però abbiamo anche dall'altra parte bisogno
di un sostegno, perché i piccoli comuni, certo, c'è sostegno dubbio economico, ne hanno ben poco. Però, bene, a mio avviso, è un disegno che si può realizzare. Passiamo alle domande impertinenti, ecco, se lo consentirà. È più difficile frenare lo spopolamento di paesini come Calice o aprire il cantiere del nuovo Felettino? Frenare lo spopolamento di Calice, perché il cantiere del Felettino non dipende da me, quindi per me è più difficile quello che dipende da me. No, per lei non c'è dubbio, capito. Ma sul cantiere del Felettino è certo che speriamo ora, visto che è stata divisa la delega, no? Sanità, sì, edilizia, certo, sanitaria, che le due cose riescano ad accelerare l'edilizia sanitaria che attendiamo da troppo tempo in questa città, e dall'altra parte che il contenitore sanitario però ci dia anche i servizi di cui obiettivamente abbiamo bisogno. Per ora siamo tanto carenti. Non c'è dubbio. Sindaca, visti i risultati elettorali di Italia Viva, qualche volta le capita di provare nostalgia per il PD? Non voglio essere sgarbata, no, nel senso che sono due percorsi che possono correre in parallelo quando gli obiettivi, i programmi, le idee sono condivise. Abbiamo rischiato di correre vicini anche alle regionali, no? Poi la scelta non è stata di Italia Viva, come ben sapete. No, nostalgia no, io sto bene dove sono, con i miei compagni di viaggio, mi fa piacere collaborare all'attività politica d'Italia Viva quando ce n'è bisogno, ma non ho nostalgia. Niente nostalgia. No, ho nostalgia di collaborare, ho nostalgia di far capire che l'obiettivo deve essere unico quando lo si vuole perseguire e deve basarsi sui programmi e sulle idee, non sulle persone. Perfetto, facciamo un giochino scanzonato, impertinente. Misuriamo l'ego di Renzi e di Calenda in una scala di valori da 1 a 10. Che punteggio assegna all'uno e all'altro? Ma questo è proprio impertinente. Certo. Darei 0 a tutti e due, perché non parlerei di ego. L'ego ce l'hanno tutti i politici, penso, no? Sennò uno non avrebbe l'ambizione di fare il politico. È un superego il loro, devo dire. Dico un iperego. L'ambizione, quando si hanno idee, è ambizione ben riposta. Quindi io posso parlare della persona che mi rappresenta, se no diventerei antipatica per chi invece giustamente sceglie altre strade. Io dico che Matteo Renzi, glielo dico con, adesso gliela faccio io impertinente, il dissesto idrogeologico, Matteo Renzi aveva messo in campo una grande opera, quella di Italia Sicura, per la lotta al dissesto idrogeologico. Lo ricordo. Che è stata cancellata dal governo poi all'epoca giallo-verde. Quello è stato un grave errore, cancellare una grande idea. È un riferimento corretto. Allora, se l'ego serve per avere grandi idee, va bene l'ego. Benissimo. Bene. Sindaca, alcuni analisti politici hanno spiegato la sconfitta di Andrea Orlando alle regionali liguri con il fatto che l'ex ministro è stato percepito più come espressione dei palazzi romani che del territorio. Lei condivide? No, io su questa domanda ho una mia interpretazione, come è normale che sia per chiunque. È quello che chiediamo. Io ero una presentatrice della lista che avrebbe dovuto correre, no? Alle elezioni regionali a sostegno di Andrea Orlando presidente. Ed ero davanti al tribunale alle 11:15 del sabato mattina per consegnare quella lista. E ci ho lavorato insieme a tutti i dirigenti di Italia Viva. E la decisione di Conte di scegliere chi avremmo dovuto o non dovuto candidare tra le persone più stimate che avevamo nel nostro panorama, diciamo, di iscritti e simpatizzanti, è stata una cosa, credo, che abbia contribuito molto alla sconfitta di Andrea Orlando. Non mi sento di dare giudizi sull'operato di Orlando. Io parlo dell'operato di una coalizione che, se fosse stata più larga, i numeri alla mano in Liguria parlavano abbastanza chiaro. Avrebbe potuto essere sicuramente vincente, l'ha dimostrato l'Umbria, l'ha dimostrato l'Emilia Romagna, purtroppo l'unica regione è stata la Liguria, però è anche l'unica regione dove Italia Viva non ha potuto correre. Bene, Pecunia, si chiude qui l'intervista. Grazie, grazie. Alla sindaca Federica Pecunia, che ringraziamo, un grazie e un arrivederci a tutti voi, io e Riccardo Sottani ci vi aspettiamo al prossimo A Tamburo Battente, buona serata.